Ormai è assodato che l'andamento del settore immobiliare e costruzioni, il nostro settore, è strettamente legato e dipendente dall'andamento dell'economia generale. Purtroppo anche i dati interessantissimi che Re Italy ha proposto tramite i suoi relatori principali questa mattina, e cioè il professor Sapelli, il dottor Panichi di Standard & Poor's e Mario Baldassarri, già vice ministro dell'economia ed economista, sono dei dati economici tendenziali di scenario per il 2019 e purtroppo anche per il 2020 e 2021 molto negativi. Emerge quello che in modo scientifico, quello che si sapeva già in forma giornalistica, e cioè che la manovra è piena di tasse, anche di nuove tasse, in particolare sugli immobili e sulla casa, e non è uno strumento efficace per la ripresa. C'è una diminuzione degli investimenti in infrastruttura, una diminuzione degli investimenti pubblici, anche quando sappiamo tutti che solo un immediato recupero degli investimenti pubblici, soprattutto in infrastrutture e comunicazioni, vedi il caso TAV, vedi il caso Gronda, vedi il caso di Genova, vedi il caso Terzo Valico, solo una ripresa immediata delle infrastrutture potrebbe garantire dei numeri diversi in termini di crescita. Quindi qui c'è una situazione alla Monti, per intenderci. Il governo dice di essere opposto ai governi tecnici, il principale dei quali è stato il governo Monti, con risultati francamente devastanti per l'economia e la società italiana, ma in realtà poi purtroppo, se guardiamo la concretezza dei numeri e l'oggettività dei fatti, non cambia molto, perché grandissima tassazione della casa, che con Monti era triplicata e qui non viene diminuita, anzi viene ulteriormente aumentata, e da nessuna risorsa pubblica per gli investimenti, soprattutto nessuna risorsa aggiuntiva. Il complesso della manovra incide lo 0,6% sul PIL, ed è stato ricordato dal professor Baldassarri che quella di Amato, pur restrittiva negli anni 90, incise per il 4%, cioè una manovra shock, una manovra impatto. La manovrina che annunciano sarebbe addirittura un rimedio peggiore del male, perché sarebbe di nuovo restrittiva e quindi di nuovo altra restrizione all'economia. Bisogna fare urgentemente un intervento, fondamentalmente perché sia immediato, sulle comunicazioni, infrastrutture e l'immobiliare, di rilancio attraverso risorse pubbliche della crescita. Senza crescita non esce l'immobiliare, non sopravvive l'economia italiana e quindi non sopravvive l'Italia. Siamo veramente in un periodo molto preoccupante, ma ci sarebbero speranze purché dalla parola crescita si passi ai fatti crescita.